Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo ad affrontare un argomento che abbiamo sempre trattato qui sulla pagina, ovvero come aiutare la voce nel mix sfruttando l'automazione e la compressione. È una tecnica che serve principalmente quando c'è tanta dinamica sulla voce e ci permette di non andare in overcompressione sulla voce. Andiamo a vedere. Ok, sì, era aperto il microfono. Vediamo un po' qual è il post in questione. Il post in questione è questo qua. Ok, aiutare la voce nel mix in due step. Noi ovviamente vedremo uno step soltanto. Cos'è? I can't read Spanish, but I'm sure they good tips. Sì, Spanish sicuramente. Mettiamo like. Andremo a vedere nello specifico questa tecnica qui, ovvero utilizzare l'automazione per attenuare eventuali picchi prima di applicare la compressione. Il brano che andremo ad utilizzare è un brano che ho prodotto io per l'artista Glossy, eccola qui. Il brano si chiama Norvegia, quindi se poi volete andarlo ad ascoltare, mi fa piacere anche un parere. La grandissima particolarità di questo brano è che ha tanta 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 dinamica sulla voce, ok? Quindi è perfetto per il nostro esempio. Questa traccia in rosso è per l'appunto la traccia vocale. Chi è qui? Ah, niente di grave. E soprattutto quando parte il ritornello. Diamo un attimo un ascolto. Che mi ha fatto innamorare, sei il tramonto che non scorderò, la luce di un mattino che mi cambia un po', lo spazio di un silenzio pieno di parole, la mano che mi scalda il cuore, sei qualcosa. Ok, come sempre mi sono esportato sia la traccia musicale sia la traccia vocale per avere il progetto più leggero. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Per esempio, in questo primo punto, cioè, si vede già occhio un picco. Siamo attorno ai. Si specchia sopra un mare Siamo attorno ai addirittura una vela meno 28 blu, di quell'aria mi picco trascina con all'incirca la testa un po' più sulla su, strofa. ed Sul è ritornello si bello arriva. che Si mi ha fatto innamorare, arriva sei il addirittura a meno 9 tramonto di che non picco. scorderò, Ok? la Quindi luce. c'è proprio una grandissima estensione dinamica. Primo step, automazione. Che cosa possiamo fare? In questo caso specifico, sulla frase. Sulla frase ed è bello camminare c'è un incremento di volume notevole. Ovviamente questo fa parte dell'interpretazione dell'artista, quindi non è un errore di esecuzione principalmente. Però noi in mix dobbiamo andare a trattarlo. Primo step, dicevo, automazione. Vediamo un po' se così migliora un po' quel tratto. Una vela blu, qui l'aria mi trascina con la testa un po' più su, ed è bello camminare, non servono parole. Ok, prima era così. Ok, Un po' più su, ed è bello camminare, non servono parole. adesso è così. Ok, Un po' più su, ed è bello camminare, non servono parole. perfetto. Ovviamente dobbiamo andare a fare ritocchi nel dettaglio. Per esempio, io qui avrei fatto un po' più così. Però ecco, in questo video stiamo più che altro applicando la tecnica, non ci serve la perfezione. Altro punto, andiamo a vedere qui sull'inizio del ritornello. Sentiamo senza automazione che succede. Sei qualcosa di speciale che mi ha fatto innamorare, sei il tramonto che non scorderò. Ok, qui è evidente un picco estremo della voce. Che dà anche, che toglie anche energia all'impatto dell'inizio del ritornello. Facciamo nostra solita automazione. Sei qualcosa di speciale che mi ha fatto innamorare, sei il tramonto che non scorderò, la luce di un mattino. Ok, ci siamo quasi. Diciamo che lo teniamo buono. C'è addirittura un decremento anche qui in questo punto dove ho messo il playhead. Diamo un po' di energia anche qui perché praticamente l'attacco del ritornello è un punto molto delicato e questo deve essere curato proprio al microsecondo. Al mio modo di pensare.
Diciamo che è molto meglio, è molto molto meglio. Andiamo ora a comprimere. Però attenzione, perché se noi andiamo a caricare in insert il compressore sulla traccia vocale, nella stragrande maggioranza dei casi l'automazione di volume arriverà dopo il compressore. Scusate, l'automazione di volume arriverà dopo il compressore, esatto. Noi abbiamo bisogno che prima ci sia l'automazione di volume e poi il segnale venga compresso. Come fare? La maniera più pratica, c'è bisogno di un minimo di gestione del routing, è mandare la voce ad un bus. Su questo bus in insert caricheremo il compressore. Facciamolo. Io qui da Logic, anziché uscire su Stereo 8, vado su un bus. Lui mi ha creato il bus qui, che lo chiamo Vox, Vox Comp. E per comodità mi creo anche la traccia sul progetto, così almeno la vediamo, ce l'abbiamo a occhio. Sul compressore a questo punto carico sulla voce, sul bus della voce, adesso a questo punto carico il compressore. Io di base, come primo tentativo, vado molto spesso qui sull'LA2A, emulazione della UAD, davvero davvero molto carino. Sentiamo. Al mio modo di pensare, se qualcosa Ok. Diciamo che ci siamo. Vi faccio sentire la stessa cosa senza l'automazione di volume. Notate quanto il compressore andrà a schiacciare la voce. Automazione qui, spenta. Via. Al mio modo di pensare, sei qualcosa di speciale che mi ha fatto innamorare. Sei il tramonto che nasconde. Ok, riattiviamo l'automazione. Al mio modo di pensare, sei qualcosa di speciale che mi ha fatto innamorare. Sei il tramonto che nasconderò. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Si è interrotto il server, va bene, il NAS. Spero che questo video vi sia piaciuto e in tal caso lasciate un like e ci vediamo con il prossimo video.